Siamo scesi oggi in piazza in Campidoglio perché le cooperative hanno avuto l'aumento contrattuale e stanno dimostrando per chiedere i loro giusti diritti. Le cooperative da febbraio stanno sostenendo la prima tranche di aumento del contratto che è stato sottoscritto a gennaio senza avere il giusto riconoscimento delle tariffe. Quindi se i comuni non inseriscono nel bilancio di assestamento le risorse necessarie ad adeguare le tariffe dei servizi sociali, quindi dai nidi all'assistenza domiciliare, ai centri diurni, tutti i servizi, le cooperative andranno in uno stato di crisi e purtroppo probabilmente non riusciranno ad adeguare la seconda tranche che è prevista da ottobre. Quindi è un momento decisivo e a luglio chiediamo che il Comune di Roma faccia una manovra di assestamento che tenga conto di questo aumento. È un problema che riguarda tutta Italia, ma alcuni comuni si stanno già adeguando. Per questo chiediamo oggi al Comune di Roma, domani saremo davanti alla Regione Lazio, che anche tutte le altre realtà amministrative pubbliche della Regione si adeguino, perché se no le cooperative non ce la fanno e si rischia che i servizi saltino, perché non è più possibile pagare gli stipendi con l'aumento contrattuale senza delle tariffe adeguate.